Theodorus? Theodorus? Stai già dormendo? Senti. Senti qui. Aspetta. Hai sentito? Mi ha dato un calcio. Sai, non fa che scalciare tutto il giorno. È così vivace. Il nostro primogenito. Non faccio che pensare a come sarà questo bambino. Sarà forte e intelligente. Oppure debole e stupido. Oppure potrebbe essere forte, ma stupido. Oppure debole, ma molto intelligente. Oh, quante possibilità. Quante infinite possibilità. Almeno queste qui che hai detto sono quattro. Ma in effetti credo che possa essercene molte di più. È soltanto che tu sei una donna, non riesci ad arrivarci da te. Ad ogni modo, perché crucciarsi tanto? Il piccolo sarà un maschio, si chiamerà Vincent. Sarà un giovanotto sano, forte e robusto. Un ragazzo serio, senza tanti grilli per la testa. E seguirà le orme del padre. A 13 anni entrerà in seminario, dopodiché frequenterà la facoltà di teologia e diventerà pastore. Già lo vedo, Anna, che declama i suoi primi sermoni. E noi due saremo lì ad ascoltarlo, estasiati. Sì, Anna, so bene quello che vorresti obiettare. E se Vincent non dovesse sentire la vocazione alla spiritualità, non si può certo inculcarla con la forza. Ma io ho pensato anche a questo. In tal caso Vincent diventerà mercante d'arte, come mio fratello, Vincent. A quel punto avremo bisogno di qualcun altro che segua le mie orme. Il nostro secondogenito, Theodorus. Ma certo, Anna, avremo due figli. Uno farà il pastore, l'altro il mercante d'arte. E poi potranno anche arrivarne degli altri, anche delle femmine, se vuoi. Ma l'importante è che ci siano loro due, il pastore e il mercante d'arte, il pastore e il mercante d'arte, Vincent e Theodorus, Vincent e Theodorus, che potremmo anche abbreviare, Teo, più confidenziale, più simpatico, un pastore e un mercante d'arte. Che splendide carriere per i miei due figliuoli. Sì? Oh, santo cielo, di già. Ma guarda un po'. Ero così intento a fantasticare da non rendermi conto che nel frattempo mia moglie ha partorito. 30 marzo 1852 è nato Vincent Van Gogh. E allora andiamo a vederlo, questo grazioso frugoletto. Andiamo a vederlo, andiamo a vederlo. Com'è? Non so dove c'era, no. E Anna? Almeno lei. Povero. Povero piccolo Vincent. Temo che dovrò rivedere i miei progetti. Quanto tempo ci vorrà ad una donna prima di nuovo? Anna? Anna, per caso sei pronta?
Ah no, 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 assolutamente no. Dopo soltanto una settimana. Che cosa di cattivo gusto. Hai ragione. Aspettiamo. Dopo una settimana, che cosa di cattivo gusto. Hai ragione. Anna? È passato un mese che... Un mese, Anna, è passato... Assolutamente no. Hai ragione, prenditi tutto il tempo che ti serve, tesoro. Io saprò aspettare. Anna? Anna, sono passati 3 mesi. Sai, io credo che a questo punto anche una donna dovrebbe sentire l'esigenza col proprio compagno di vita, come insegnano le scritture. Sì? Sei pronta? Bene! Andiamo! Fatto! Credo che sia andata bene. Tu che dici, Anna? Sì, eh? E allora stai ferma lì, non ti muovere, non ti muovere. E aspettiamo. La senti, Anna? Viene l'estate e le zanzare hanno imparato a punzecchiare. Viene l'estate e le zanzare hanno imparato a punzecchiare. Guarda, Anna, il vecchio faggio ha già tutte le foglie gialle. Lo sai perché? Perché viene l'autunno, aprono le scuole e tutti i bimbi a malincuore. Viene l'autunno, aprono le scuole e tutti i bimbi a malincuore. Re, re, re. Brr, brr, che freschino che fa, Anna. Santo cielo, Anna, copriti, copriti, non lo senti? Viene l'inverno, cade la neve e tutti i bimbi stanno a vedere. Viene l'inverno, cade la neve e tutti i bimbi stanno a vedere. Re, re. E finalmente è primavera, sboccian le rose, tra i cespuglietti le prime viole, e gli uccelletti cantano in coro, accompagnati dall'usignolo, lo, lo. 30 marzo 1853. Theodorus e Anna Cornelia Van Gogh annunciano con gioia la nascita del piccolo Vincent Willem Van Gogh. Teo? Theodorus? Ne sei proprio sicuro? Io no. Secondo me non facciamo bene a chiamarlo Vincent. Fosse nato un giorno prima o anche un giorno dopo, magari sì, ma proprio il 30 marzo. In questo modo è come se questo bimbo fosse nato esattamente il giorno dell'anniversario della sua morte. È un paradosso questo, lo capisci? Non credo che possa essere un bene per il suo sviluppo psicofisico. Il piccolo Vincent potrebbe andare incontro ad un processo di depersonalizzazione e derealizzazione, instaurando una sorta di transfert nei confronti dei fratelli. È vero che siamo soltanto nel 1853 e questi problemi ancora non esistono, ma una madre queste cose le sente nella propria carne. Teodorus, ti prego, non chiamiamolo Vincent, ti prego, no, non facciamolo, ti prego, no, 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 no. Santo cielo, Anna, cosa diavolo stai farneticando? Devi essere impazzita. Le tue non sono altro che sciocche e inutili superstizioni. E poi guardalo, guardalo il piccolo Vincent, è un amore di bambino,
Guarda come sano, forte e robusto. Guarda, che splendidi occhioni azzurri. E i capelli rosso, rosso fuoco. E poi guarda le orecchiette a sventola. Quanto sono simpatiche. E guarda come ride, è sempre contento, Vincent. Guarda, ridi, Vincent. Guarda, guarda come ride. Oplala, uno, due, tre, vai, Vincent. Guarda come ride, come contento. Oh, oplala, come ride, Vincent. È sempre felice. E vai sempre più su, Vincent. Vai su. Guarda che ride sempre. Eccolo, la 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 la, preso, guarda come ride, come è contento e guarda come cresce. Hop. Hai visto? Tanto c'è un figliolo, quanto stai crescendo, come pesi, non riesco più a tenerti in braccio. Ecco, dai, fermo lì e cresci per conto tuo. E nel frattempo, ecco che arrivano tutti gli altri, la simpatica Anna, e lei la mettiamo qua. Eccola. Oh, la piccola Elisabeth, questa la mettiamo qua. Il grazioso Teo, il nostro futuro mercante d'arte, e questo lo... Oh, Anna, tu che sei già grande, tienilo. Ecco. E poi altri due, ecco. E nel frattempo Vincent cosa fa? Continua a crescere. Tanto cielo, figliuolo, quanto stai crescendo! Non vorrei diventare più alto di tuo padre. In questo tempo mi ci vorrà una scala per guardarti negli occhi. Si è fermato. Vincent, ormai sei un uomo. È tempo che tu vada per la tua strada. Vai, vai per la tua strada. Diventa pastore! Ah. Ritieni di essere più portato per il commercio? E allora vai! Vai per la tua strada! Diventa mercante d'arte! Inizierai come apprendista da Goupil & Company, da tuo zio Vincent. Che Dio ti benedica! Abbi cura di te! Oh, e mi raccomando! Mi raccomando, Vincent, scrivi, ma scrivi, Vincent, mi raccomando. E ora il pastore chi lo fa? Femmina, 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 femmina. Oh, il grazioso Teo, che nel frattempo sta crescendo anche lui, molto diverso da Vincent, più gracilino, tutto biondo, con gli occhioni grandi, grandi e azzurri, e i lineamenti delicati. Non credo sia caso di mandarti in seminario. Teodorus, vai, vai per la tua strada, diventa mercante d'arte. Inizierai come apprendista da Goupil & Company, da tuo zio Vincent. E Dio ti benedica, figliuolo. Abbi cura di te. Ah, mi raccomando, Teodorus, scrivi, scrivi, scrivi. Hai visto, Anna? Che soddisfazione. I nostri due figliuoli sono partiti. E ora a noi non rimane altro da fare che uscire di scena e lasciare che siano loro a parlare. Nel frattempo... saremo comunque impegnati. Abbiamo già due mercanti d'arte e ancora nessun pastore. Sei pronta, Anna? Andiamo. Clean, da un santo cielo! Chi è che disturba in un momento così importante? Che succede? Che c'è? Lettere? Di già. Tieni, Anna, leggila tu. Io ti aspetto in camera. Sì, Teodorus. Teodorus, è una lettera di Vincent. Dice che si trova molto bene alla sede della Goupil di Londra. Nel tempo libero fa delle lunghe passeggiate lungo il Tamigi. Teodorus, tu lo sapevi che Vincent si è trasferito?
Dice che il precedente alloggio era troppo caro e ha trovato una stanza in affitto da una certa Ursula Lawyer. Una vedova che gestisce una pensione assieme alla figlia 19enne, Eugenie. Un timido 19enne e due donne sole sotto lo stesso tetto. Non è bene. E bene non porterà. Teodoro, sei caduto? Stai già dormendo? Ho peccato. Non hai sentito la bella citazione che ho appena fatto? Ad ogni modo, come potrà il mio Vincent resistere al fascino maliardo di due anglosassoni? Spero soltanto che, se proprio non può farne a meno, concentri le sue attenzioni sulla figlia e lasci in pace la vedova. Vincent, ti ha portato breakfast. Uova con bacon, fagiola, coffee, tea, milk, and sausage. Sorry. Oh, tu non piaci sausage? Why not? Io mi piace tanto sausage. Oh, so much. Mi piace tanto. So much. Vincent, cos'è questo? Oh, Vincent, tu hai fatto tu? Oh, Vincent, tu hai così tanta qualità nascosta. E chissà quant'altro qualità tu nascondi. But, look, quello è il mio ritratto. È molto somigliante, molto simile. But, tu hai fatto un grande errore. Yeah, look, mio seno è molto più grande. Sì. What do you think? Oh. Sì, no, hai ragione. No, è vero, è più grande, sai, non, è che l'ho fatto così a mente, non avevo mai avuto modo prima di... Comunque se poi lo correggo, allora. Sistema, no, più grande. Posso? Ah sì, mi vesto e vi raggiungo. Sì. Sì, you soon. As soon as possible. Yeah. Eugenie. Io ti amo. Sì, ma come faccio? Tra una settimana devo tornare in Olanda. Cosa... Devo parlare con sua madre. Signora Lawyer, permette una parola? Sì, sono Vincent, la stanza. Ecco, come forse saprà, tra una settimana devo tornare in Olanda.
No, solo per una settimana, poi torno qui. Prima però volevo dirle una cosa a proposito di sua figlia, Eugenie. Ecco, ho notato che negli ultimi tempi Eugenie sta dimostrando nei miei confronti una specie di una sorta di attaccamento, ecco, di interessi. Adesso non lo so se possiamo arrivare a parlare di amore, però è qualcosa che gli fa molto vicino. E devo dire che anche a me lei proprio non è del tutto indifferente, ecco. Ecco, a questo punto forse è un po' prematuro arrivare a parlare di fidanzamento, anche perché voglio dire, io ho soltanto 19 anni e lei è già fidanzata, appunto. Appunto, è appunto per questo, no? Per evitare inconvenienti, volevo semplicemente dire che ho deciso di anticipare la partenza. Sì, parto ora, sto partendo adesso, sì. Niente, ero venuto giusto a salutare. No, parto così, poi le mie cose manderò qualcuno a prenderle poi più avanti. Sì, allora niente, grazie di tutto, signor Loyer, è stato un piacere. Mandi poi, ma no, non stia neanche tanto... fidanzata. No, mamma. No, non voglio niente. No. 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 Sì. Esatto. Ho intenzione di starmene qui seduto in un angolo a capo chino per tutta la settimana. Poi tornerò a Londra, parlerò con Eugenie e la convincerò a lasciare il suo fidanzato e a fidanzarsi con me. Come? Ah no, non ci avevo pensato a questo. Ma no, ma non posso tornare a vivere lì, bene, non si può fare, no? Chi? Anna? E chi è? Ah sì, mia sorella. Quale? Ah sì, quella subito dopo di me. Ma sì, ma è perfetto, ma è una cosa meravigliosa, si può fare, facciamolo. La chiamo. Anna? Anna sorellina, vieni! Oh, eccoti. E lei? Anna, sorellina mia carissima, ascolta! Ho una bella notizia per te. Andremo insieme a Londra e vivremo insieme come due bravi fratelli. Sì che sono tuo fratello, Anna, Vincent. Non ci siamo mai parlati in 18 anni, non ho certo intenzione di iniziare a farlo adesso. Ma vivere insieme ci permetterà di risparmiare sull'affitto, il che non è cosa da poco, o no? Allora, cosa aspetti? Vai a prepararti. Ah no, io sono già pronto. Sì, sono arrivato così dalla signora Loyer e riparto. Ho ancora tutte le mie cose là. Se non le ha date via. Oh, sei già pronta. Bene. E allora, arrivederci, madre. Arrivederci, padre. Arrivederci, numerosi fratelli. Vincent e Anna partono per l'Inghilterra. Eccoci. Anna, questa è Londra. Come vedi non è molto differente dalla nostra casa in Olanda. Penso che ti abituerai molto presto qui. Ecco, questo è il nostro indirizzo. A più tardi. Ivy Cottage, Kensington New Road, 395. È qui. Ma Vincent, ma mi lasci qui tutta sola? Vincent, se tu te ne vai, che ne sarà di me? Cosa farò? Una splendida fanciulla di 18 anni, tutta sola,
in una città misteriosa e tentacolare come Londra. Cosa farò? Cosa farò? Non lo so. Tra l'altro, esistono così pochi cenni biografici sul mio conto. Forse il mio ruolo sarà soltanto quello di testimone. Dovrò osservare Vincent e riportare le mie impressioni a mamma e papà in Olanda. Sì, sì, farò così. E le confiderò. A Leopold, il mio scrigno patato. Leopold, una volta quando ti aprivo suonavi una graziosa melodia. Devi esserti danneggiato durante il viaggio. Speriamo almeno che funzioni ancora come registratore. Leopold, una volta quando ti aprivo, funziona. Caro Leopold, sono ormai diversi mesi che io e Vincent viviamo a Londra. I primi tempi è stata molto dura, ma poi mi sono ambientata bene. Sapessi quante persone straordinarie ho conosciuto e quante incredibili avventure abbiamo vissuto assieme. Ad esempio, ieri mattina, assieme alla mia amica Ginny Peg, abbiamo incontrato la misteriosa baronessa fantasma. Dicono che la baronessa fantasma di notte viva in una scatola e poi si... Oh! Ma non è di me che devo parlare. Vincent se ne sta sempre solo e non parla mai con nessuno. Anche a me rivolge solo di rado la parola. So per certo che si è incontrato in almeno un paio di occasioni con la signorina Lawyer, ma sembra che lei non abbia nessuna intenzione di lasciare il suo fidanzato per lui. Del resto, credo che nemmeno io lascerei mai il mio fidanzato per uno come Vincent. Anche se per il momento per me di fidanzati proprio non se ne parla. Ma sebbene stamattina, mentre ero a passeggio con Annabelle, ho incontrato il baronesso baronetto Fauntleroy e lui si è tolto... Ma basta parlare di te! Credo che questa situazione abbia gettato Vincent in un grave sconforto. Anche al lavoro non si impegna più come prima. E mi è giunta voce che alcuni dipendenti della Pupil si sono lamentati di lui. Forse soltanto mamma e papà potranno risolvere questa situazione. Eccoti, Albatros, vieni, vieni piccolino. Eccoti, Albatros, mio piccolo amico, e devi portare questo scrigno a mamma e papà in Olanda. Sì, lo so, è molto pesante, ma tu sei forte, Albatros, ce la puoi fare. Ricordi, una volta hai trasportato anche me. Ma ora vai, Albatros. Presto, presto, non c'è un istante da perdere. Vola, Albatros, vola, vola con tutte le tue forze! Anna! Una specie di piccione che sta volando sopra casa nostra da mezz'ora.
Fa un bersaglio fastidioso. E sembra che trasporti qualcosa nel becco. Ora basta bestiacciare. Te la sei voluta tu. Prendi questo! Frem! Pam! Centrato! Plim, plum, plam, poc! Aia! Come va, piccolino? Tutto a posto? Oppla là, ma sì, dai che non è niente. Non ero nemmeno appuntito il sasso. Santo cielo! Ma tu sei Albatros, il piccione viaggiatore di mia figlia Anna. E allora l'oggetto che trasportavi non può che essere... Ma certo, è lui. Leopold, il suo scrigno fatato. Albatros, l'hai portato fin qui dalla lontana Inghilterra. Quanto sei stato coraggioso. Vieni, ecco un bel premio per te. Una ringa. E ora vai, torna dalla tua padrona. Vola, Albatros, vola con tutte le tue forze. Anna non si separa mai dal suo scrigno fatato. Deve essere accaduto qualcosa di terribile. Una volta quando lo aprivi suonava una fastidiosa melodia. Ma io l'ho modificato in saputa di Anna. Speriamo almeno che funzioni ancora come registratore. Funziona. Sì. Santo cielo, ma è terribile. Tieni, Anna moglie, senti anche tu. Come pensavo, Londra ormai non è più posto per Vincent. Dovrò scrivere a mio fratello Vincent e chiedergli di far trasferire Vincent ad un'altra sede della Coupire. No, Anna, non a Bruxelles. Lì c'è già suo fratello Theo. Preferisco tenerli separati, hanno una strana influenza l'uno sull'altro. E poi sai bene che si scrivono già delle lettere quasi tutti i giorni. Non vorremmo privarli di questa simpatica abitudine. No, Anna, esiste soltanto una città al mondo nella quale un rozzo ragazzotto olandese può sfuggire al fascino maliardo delle anglosassoni. E no che non te lo dico, devi indovinarlo tu. E no che gusto c'è. Posso soltanto suggerirti che si tratta di una città il cui nome inizia con la lettera P e finisce con la lettera I. Anna, è inutile pensarci tanto. Credo ci sia soltanto una città al mondo con queste lettere. Petrolini è un cognome, Anna, non è una città. Pasolini, pure un cognome, santo cielo, Anna, ma... Guarda, si sta facendo notte a forza di pensarci, Anna! No, Anna, nemmeno Platini! Parigi, 14 ottobre 1875. Caro Teo, come vorrei che fossi qui con me a Parigi. Così potremmo andare insieme a passeggiare a Luxembourg o al Louvre. Ma penso che presto verrai trasferito anche tu a questa sede della Goupille. Solo che per quel momento non so se sarò ancora qui. Non credo più di essere così portato per fare il mercante d'arte. Anche oggi è arrivato un cliente. Dovevo consegnargli delle stampe, dei soggetti dozzinali, scene di vita contadina.
gli ho fatto notare che secondo me il prezzo era troppo alto. Non tanto per la qualità della stampa, che era eccellente, ma per i soggetti. Gli ho fatto vedere gli stessi soggetti trattati da Mie. E lui mi ha subito dato ragione. Ha subito lasciato le stampe che voleva comprare, ne ha ordinate delle altre di Mie. Non da noi, perché noi non trattiamo Mie. Sono sempre più convinto che non esista altra professione per me che quella di pastore o di insegnante, con tutte le attività che ci sono nel mezzo. E in particolare il missionario. E ancora più in particolare il missionario che esercita la sua professione a Londra. Solo che per farlo bisogna avere almeno 24 anni. Devo aspettare un anno ancora. Quelli che stiamo vivendo sono anni importanti e molto dipende da loro. Speriamo che tutto vada bene. Theodorus, è arrivata una lettera di Vincent. Dice di essere stato licenziato dalla Goupil di Parigi. Verrà a stare qualche tempo qui da noi e poi partirà per l'Inghilterra, dove cercherà un impiego come insegnante. Il mio Vincent. E io che pensavo che fosse una cosa buona per lui essere impiegato nel campo dell'arte. Lui che è così sensibile e amante della natura. Theodorus, ma non dici niente? Theodorus, stai dormendo? Theodorus, ma sono sola. Temo di essere stata utilizzata come banale espediente narrativo, soltanto per fare avanzare la storia. Sì, beh, devo ammettere che stavolta ha funzionato. Sì, ma non ci cascherò una seconda volta. Good times for Theodorus, stai cantando? No, ma questa non è la tua voce, è questa lingua, ma tu non la conosci. Io la riconosco invece, questa è la lingua inglese, la lingua fatta in Inghilterra. E questa musica così inebriante, ma deve essere quella che chiamano rock and roll, la musica del demonio. Tanto c'era una musica che si ascolta in Inghilterra, dove c'è il mio Vincent. Figliuolo, se la voce di tua madre può superare i mille mari e raggiungerti, ma ti prego non ascoltare la musica del demonio. Ascolta la voce di tua madre, ascolta le laude, ascolta i canti di felicità, ma non la musica rock and roll. Ma ti prego, Vincent. Ilworth, 10 novembre 1876. Caro Teo, assieme alla lettera ti ho mandato uno schizzo del paesaggio che si vede dalla finestra. È la finestra dalla quale i ragazzi guardano i loro genitori quando vanno via. Quanti ricordi tristi legati a quella finestra. Adesso stanno dormendo i ragazzi. Stasera gli ho raccontato una fiaba, La piccola fiammiferaia. Ma non credo che l'abbiano apprezzata fino in fondo. Alcuni si sono addormentati mentre la raccontavo, perché parlo ancora lento in inglese. Quelli che l'hanno sentita fino alla fine piangevano. Credo che non abbiano colto fino in fondo il profondo messaggio consolatorio della fiaba. Domani proverò a raccontarla ai ragazzi più grandi. E con l'altra lettera ti ho mandato il mio primo sermone,
adesso ne sto scrivendo un altro. Il titolo è La tristezza è migliore del sorriso. Mi sta aiutando il signor Strox a scrivere. E tra l'altro il signor Strox mi ha fatto notare che non può assolutamente permettersi di farmi avere uno stipendio. Dice che può avere tutti gli insegnanti che vuole, anche soltanto offrendogli vitto, scarso, e alloggio, fatiscente. E ha ragione, ma non so per quanto potrò andare avanti così. Comunque, staremo a vedere. Intanto, buonanotte e buon sonno. Ricordati di me e le tue preghiere, come io mi ricordo di te. Ti mando una stretta di mano con il pensiero, con affetto. Vincent. Allora, papà, ricapitoliamo. Vincent è arrivato a casa per Natale. Avete visto che non stava bene, che era dimagrito, denutrito, depresso. E siete riusciti a convincerlo a non ripartire per l'Inghilterra. Poi tu gli hai trovato lavoro in un negozio di libri a Dordrecht. E nel frattempo lui studiava per entrare alla facoltà di teologia. Ha provato l'esame, ma non è stato ammesso. Tu allora gli hai detto che poteva comunque studiare per diventare predicatore laico. Lui ha studiato, è diventato predicatore e poi è partito per il Borinage, dai minatori. Come abbiamo potuto lasciare che partisse per il Borinage ancora me lo chiedo. L'hai visto anche tu in che condizioni viveva, ma non sei riuscito a fare niente. Per fortuna il consiglio ecclesiastico non gli ha rinnovato l'incarico e così dopo un po' Vincent ha dovuto lasciare il Borinage. Dopodiché si è messo in marcia, ha attraversato tutto il Belgio da una parte all'altra a piedi. E sai per fare che? Scusa, Teo. Scusa, scusa se mi permetto di interromperti. Però è tutto qui quello che hai da dire a proposito dei minatori del Borinage? Sì? Eh no, scusa, ma non sono d'accordo. Scusate, famiglia Van Gogh riunita. No, non volevo inserirmi di prepotenza nel vostro consiglio di famiglia. Comunque, piacere. Mi chiamo Simone. Sì, Simone. No, non sono un personaggio che incontrerete nel vostro percorso biografico. Sono un personaggio estemporaneo. Sì, diciamo così. Super partes. Super partner, suona meglio. Niente, scusate, mi sono soltanto permesso di interrompervi per farvi notare a voi, famiglia Van Gogh, ma soprattutto al gentile pubblico presente in sala, del quale voi, famiglia Van Gogh, ovviamente ignorate la presenza. Ecco, per far notare che non posso assolutamente accettare che la questione dei minatori del Borinage venga trattata in maniera così superficiale. Perché questo, e scusate se addirittura mi alzo in piedi per dirlo, perché è una cosa a cui ci tengo veramente. Allora, questo io credo che poteva essere un ottimo pretesto per aprire una parentesi di tipo sociale, va bene? All'interno di uno spettacolo nel quale questo aspetto finora è stato largamente sottovalutato. Ma non credo di essere l'unico a pensarlo in questa maniera. Allora, io voglio dire, perché non approfittarne per parlare delle condizioni di vita di questi minatori poi? Dai! È una domanda retorica, ma è una domanda anche a quelli che richiedono una risposta, Magna Van Gogh. Perché voglio dire, questi minatori hanno sofferto, magari hanno patito, magari sono morti. Sono morti perché è passato tanto tempo, però magari sono morti dei patimenti delle miniere poi. Allora, vogliamo dire queste cose? Perché io credo che... Allora, la voce di queste persone non si sia mai fatta sentire, però da un palcoscenico, sebbene sia un palcoscenico non sollevato con gradinate a salire, ecco, questa voce può andare lontano, molto lontano, adesso fino alla Superga, no, perché è di là, però lontano. E allora io voglio dire, vogliamo sfruttare il potere persuasivo, il potere di far parlare le persone che non hanno mai parlato del teatro?
È un potere che ha un nome lungo, questo potere. Il potere delle persone non ha mai parlato del piano. Vogliamo tutte, io dico sì. E questo è quello che dico io. Grazie. Ti credo che il mio intervento possa dirti confuso. Di approvazione, questa, quindi non era un pensiero soltanto mio. E ecco, posso soltanto aggiungere una cosa, ecco, mi rendo conto che il mio intervento non ha fornito nessun dettaglio aggiuntivo a proposito dei minatori del Molinaccio. Ma io sono altresì convinto che anche soltanto manifestando il mio dissenso ho dato un messaggio forte, perché a volte basta anche soltanto il coraggio di dire basta no, mai più ad alta voce piuttosto che mille parole. Sì, no, adesso ho finito veramente. Ti potete continuare? No. Allora, Teo, sì, stavi ricapitolando alla tua famiglia cosa è successo a Vincent dopo che ha lasciato il Bolognaccio. Sì, continua pure. Ti siamo molto curiosi. Continua. Una volta lasciato il Borinage, Vincent si è messo in marcia. Ha attraversato tutto il Belgio a piedi, da una parte all'altra, per incontrare dei pittori. Uno l'ha incontrato e ci ha parlato, l'altro no. Perché dopo aver attraversato tutto il Belgio da una parte all'altra a piedi, era ridotto talmente male che non aveva il coraggio di presentarsi davanti. A questo punto, Vincent ha provato a fare il mercante d'arte, ma evidentemente era troppo onesto. Ha provato con la religione, troppo appassionato. Adesso ha capito che vuole dedicarsi alla pittura. E io di pittura qualcosa lo capisco e sono convinto che lui possa fare delle cose molto buone in questo campo. Ma sono anche convinto che da solo non ce la possa fare. E allora, papà, mamma, fratelli, l'unica cosa che vi chiedo è di lasciare che io aiuti Vincent e che continui a farlo, almeno finché non sarà in grado di andare avanti da solo. Che dite? Vincent? Hanno detto di sì. Vieni. Vieni, vieni, vieni. E adesso dobbiamo iniziare a pianificare la tua nuova brillante carriera di pittore. Per prima cosa, devi imparare a dipingere. Lo fai da 30 anni, sei anche abbastanza bravo di tuo, però ti mancano le basi, la tecnica. Dovresti frequentare un'accademia. Ma so che ce n'è una molto buona ad Anversa. No? Niente accademia. Cominciamo bene. Allora, in tal caso dovrei prendere delle lezioni in privato da qualche pittore, ma anche bene qualcuno che già conosce, che stimi per il suo lavoro. Anton Mova va bene. E ora veniamo al lato economico. Io ti passerò ogni mese una cifra intorno ai 250 franchi. Cifra non da poco, considera. È quasi il doppio dello stipendio medio di un insegnante. In cambio tu dovrai soltanto lavorare. E per essere sicuro che stai lavorando voglio che mi invii regolarmente i risultati dei tuoi studi. Così, oltre a vedere se stai effettivamente migliorando, potrò valutare se sia il caso di piazzarli in qualche galleria. Vincent, io sono convinto che tu possa diventare un bravo pittore. Ma ti devi impegnare. Devi lavorare costantemente, tutti i giorni. Non puoi permetterti nessuna distrazione. Tutto chiaro? Vincent? No, sono possibile, dove andare? Vincent, dove sei? No. Mamma, sei tu? Da quando sei qui? A Theodorus? Io sono sempre qui. Solo che a volte non mi si vede. Ad ogni modo, bravo, bravo, bel discorso. Però Vincent non lo ha sentito tutto. No, è andato via.
dopo che hai detto quella cosa dei 250 franchi. E poi è andato via. Ah sì, però no, è andato a dipingere. Ah, e sai con chi? Con chi? No, Teo, non te lo sto chiedendo, te lo sto dicendo. Sai con chi è andato a dipingere? Con chi? Santo cielo Teodoro, con chi? La cugina Catherine, detta chi? Che divertentissimo qui pro quo linguistico, Teo! Anche se credo che faccia ridere solo me. Ad ogni modo, la cugina Catherine è in visita. Non l'hai vista? Sì, beh, avevi visto me? E allora? È in visita ed è andata a dipingere con Vincent nei campi. Ma sai, credo gli potrà essere di grande aiuto. Mi ha confidato di avere una certa dimestichezza con i pennelli. Che frase ambigua. Ma ti prego, Teo, di non tenerne assolutamente conto. Ad ogni modo, dicevo, la cugina Catherine è in visita con il figlioletto. Ma no, senza il marito. Il marito è mancato pochi mesi or sono. Ah beh, sì, la cugina Catherine è vedova. Ovviamente è mancato il marito, la vedova. No, ha solo pochi anni in più di Vincent. Oh, santo cielo, che terribile presentimento! Presto, Teo! Teo, devi trovarli! No, devi trovarli e separarli! Trovali e separali, non possiamo permettere che stiano insieme un istante di più! Corri, Teodorus! Corri! Corri con tutte le tue forze! Allora, com'è andata? Santo cielo, no? Oh no, ma è terribile! Ma questa è la peggiore delle ipotesi che sia vera e che si realizza! Santo cielo, come ho potuto? Come ho potuto essere così sprovveduto? Quanto ho potuto essere stupida! Santo cielo, del resto chi? Chi avrebbe potuto immaginare che Vincent si sarebbe andata a innamorare così su quei piedi della cugina Catherine? Oh, santo cielo, è così brutta quella donna! Sembra un gorilla! Ah, sì, è vero, ha delle belle mani, una bella voce. Sì, ma credi che questo basta? Vincent, sei tu? E tua cugina Catherine dov'è? Bene. Spero che tu non abbia intenzione di seguirla fino ad Amsterdam. Ascoltami bene, figliuolo. Ti rendi conto di quanto sia inopportuna questa situazione? La tua cugina Catherine è in lutto. Come puoi soltanto pensare che lei si scordi così rapidamente del marito e inizi a provare dei sentimenti per te? Ecco, lo vedi? E allora... lasciala perdere. Dai retta a me. Il cuore di una donna può appartenere soltanto ad un unico uomo. Soltanto a lui, per tutta la vita. Sono all'antica, sì. Del resto, credo che nemmeno tua cugina Catherine sia una donna dalle idee progressiste. Figurarsi. Un primate come lei. Ad ogni modo, vince. Eh no, scusa, cos'è stato? Mezzo secondo che ho girato la testa di qua. Ma l'hanno visto tutti. È sparito. Vincent, figliuolo, dove sei finito? Sei dietro qui. Vincent, sei sotto la sedia? Vincent. Un biglietto. Cara mamma, mentre eri intenta a fantasticare, ho fatto i miei bagagli e sono andato ad Amsterdam.
Sono convinto con il calore del mio amore di riuscire a sciogliere il blocco di ghiaccio che avvolge il cuore di chi. E ora che si fa? Albatros, capiti giusto a proposito. Vieni, vieni piccolino. Eccoti. Presto, Albatros. Devi andare a casa di mia sorella ad Amsterdam. Osserva attentamente tutto quello che lì accade e torna immediatamente a riferirmelo. Vai, Albatros, e ora vai. Vola, a vola con tutte, a santo cielo cado, tutte le tue forze. Eccoti, Albatros. Presto, dimmi tutto. Non ho capito niente. Albatros, com'è possibile che tu comprenda la mia lingua e io non comprenda la tua? Deve essere questione di allenamento. Anna, Anna, ti prego, lascia perdere. Sei ridicola. E poi, non lo sai che il linguaggio degli uccelli è estremamente complesso e stratificato? Molto di più di quello degli esseri umani. Gli esseri umani riescono a esprimere concetti anche molto complessi soltanto utilizzando poche parole, al contrario degli uccelli. Non so, guarda questo telegramma, ad esempio, di tua sorella da Amsterdam. Vincent arrivato a Amsterdam. Chi rifiutato incontro. Vincent gesto sconsiderato. Risoluzione pacifica. Hai visto? Un intero dramma domestico condensato in poche righe. No, sì, Anna, non piangere, non stare a preoccuparti. Vincent deve aver fatto quella cosa che faceva da bambino. Sai quando metteva il palmo della mano sopra la fiamma di una candela e non la tirava via finché non aveva ottenuto quel che voleva. Che mattacchione. Sì, lo so, Anna. Quel ragazzo non fa che darci preoccupazioni. Neppure io so più cosa fare. Oh, guarda, è arrivato Teo. Figliuolo, che notizie ci porti di Vincent? Speriamo non siano troppo cattive stavolta. Una buona e l'altra cattiva. Hai sentito, Anna? Ce n'è addirittura una di buona. Cosa vuoi di più? Sentiamola subito, allora. Sì. Ah. Hai visto? Ha già rinunciato alla cugina. Alla fine ci ha rimesso soltanto la mano sinistra. Bene. Sentiamo la cattiva, ora. Anna, forse è meglio se ti siedi. Sì. È fidanzato. Non mi sembra così cattiva. Buon per lui. Anna è cattiva. Teo, tua madre è svenuta. Anna, Anna, santo cielo, riprenditi. Anna, 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 come va? Tutto a posto? Anna, sono io, è tuo marito. Ascolta, Anna, sei svenuta quando Teo ha detto prostituta? O quando ha detto incinta? Credo fosse su prostituta. Su incinta è svenuta di nuovo. Anna, quanto se non riprenditi? Anna, Anna, sono io, Teo, tuo marito. Anna, Anna, tutto a posto? Anna, Anna,
Eccoti. Tutto bene? E per fortuna non hai sentito che vivono già insieme e lui intende sposarla. Tre svenimenti in 30 secondi. È un record. Teo, ti rendi conto anche tu che non possiamo più andare avanti in questa maniera? È chiaro che tuo fratello ha dei problemi e che né tu, né io, né nessun altro membro di questa famiglia possiamo più fare niente per aiutarlo. Vincent non può essere lasciato libero di agire e di infangare ad ogni passo il buon nome dei Van Gogh. Deve stare in un luogo nel quale possa essere controllato. Hai capito cosa intendo? Papà parlava di farmi rinchiudere in manicomio. Solo che Teo non voleva e per quella volta non se ne è fatto niente. Anche se in realtà non era nemmeno così una cattiva idea. Visto pingere, ma non riuscivo a vendere niente. E così lei ha pensato bene di rimettersi a lavorare. Ora, sensibile, di animo buono, attento ai bisognosi, sì, però stare con una prostituta che esercita era troppo anche per me. E così, una volta lasciata la donna, sono rientrato in famiglia. E non ci stavo bene in famiglia, però almeno lì potevo dipingere. A un certo punto ho anche incontrato una ragazza e questa volta io ero d'accordo. Lei era d'accordo, la mia famiglia era d'accordo, la sua no. E non si è fatto niente. Poi è morto papà, poi ho litigato con Anna e poi non ne potevo più di stare a Neunen e sono andato via, ad Anversa. Poi da Anversa a Parigi, con Teo. Poi da Parigi giù, ad Arles. Ecco, ad Arles è successa quella cosa dell'orecchio. Poi da Arles su, Auvers-sur-Oise. E poi basta. È andato quasi tutto come avevo previsto. C'è una lettera che ho scritto a Teo negli ultimi tempi in cui ero con Sien che sembra quasi una premonizione. C'è però una cosa che non ho calcolato bene. Per tutti i 10 anni della mia carriera di pittore, mio fratello Teo mi ha sempre sostenuto. Sebbene negli ultimi tempi avesse anche una moglie e un figlio di cui occuparsi. Figlio che aveva chiamato come me, Vincent. Dopo 10 anni ho pensato che era arrivato il mio turno di fare qualcosa per lui. E così, il 27 luglio del 1890, sono uscito di casa, sono andato nei campi e mi sono sparato al petto. Avevo calcolato che se uno si spara al petto colpisce il cuore e ho sbagliato anche quello di calcolo. La pallottola non ha centrato proprio il cuore, è uscita dall'altra parte e ci è voluto più tempo del previsto. Però ha funzionato. E dopo 2 giorni io non c'ero più. Restavano solo i miei quadri. Ora, lo sanno tutti quanto valga di più un quadro dopo che chi l'ha fatto è morto. E Teo aveva tutti i miei quadri. E se solo fosse resistito un po' di più, avrebbe visto che il loro valore cresceva, e cresceva e continuava a crescere. Poi li avrebbe visti esposti, prima in piccole gallerie, poi in gallerie più grandi, poi nei musei, fino ad arrivare ad un museo costruito apposta per metterci dentro tutti i miei quadri. E poi li avrebbe visti riprodotti, in qualsiasi formato, sopra qualsiasi superficie, sopra qualsiasi oggetto. Avrebbe visto le nostre lettere pubblicate, libri,
scritti su di noi, film che raccontano la nostra storia e spettacoli teatrali. Se solo fosse resistito più di 6 mesi, è chiaro che il più sensibile dei due non ero io. Laia, 4 agosto 1883. Caro Teo, senza alcuna chiara ragione, non posso fare a meno di aggiungere un pensiero che mi si presenta spesso alla mente. Non solo ho iniziato a disegnare a un'età relativamente avanzata, ma c'è anche caso che io non debba vivere per tanti anni. Penso si possa in tutta tranquillità presupporre che il mio corpo si manterrà combi e mem per un numero di anni che si aggirerà tra i 6 e i 10. Tuttavia, io non ho intenzione di risparmiarmi. Il mondo mi riguarda solo in quanto sento un certo debito nei suoi confronti, perché l'ho calcato per 30 anni e per gratitudine voglio lasciare di me un qualche ricordo sotto forma di disegni o dipinti. Questo lavoro è dunque la mia meta. Infine, io non giudico i miei quadri abbastanza buoni per ripagare ciò che sto avendo da te, ma credo che quando un giorno lo saranno, tu avrai creato quanto me, perché questi quadri li abbiamo fatti insieme.